Ciao ragazzi, sono Gabri Costa. Siete pronti per vedere questa introduzione di Knights of the Round? E allora cominciamo. Knights of the Round è un videogioco arcade picchiaduro del 1991. Questo è Lancillotto, il primo personaggio giocabile. Ora ve li presento tutti, i personaggi giocabili. Ne abbiamo tre. Questo è Lancillotto e sappiamo già chi è, ma bisogna capire gli altri due chi sono. Knights of the Round ha 7 livelli. Il vostro compito è quello di trovare il Santo Graal, quella specie di calice, per far felice il mago Merlino. Ricordatevi che Lancillotto possiede una spada. Ora è Arthur che ha estratto la spada nella roccia. Questo invece è il mago Merlino. Sarà lunga questa introduzione di Knights of the Round, ma dobbiamo capire i prossimi personaggi giocabili. Ecco, questo è Arthur. È lui che ha estratto la spada nella roccia e ha preso la famosa Excalibur. Qui vi spiega come attaccare e come difendervi. Avete visto, si può giocare in tre e si può fare un bellissimo trio. Il vostro compito è quello di sconfiggere il perfido Garibaldi. Bene, e ora andiamo a vedere l'ultimo personaggio giocabile, l'ultimo protagonista, il terzo, che deve essere Parseval. Ora ve lo farò vedere. Non andate via, restate con noi. Eccolo, è lui, Parseval, armato con una potente ascia. Avete visto, Parseval è fortissimo con una grande ascia. Al posto della spada si può usare anche un'ascia, ognuno ha la sua arma. Ecco, bene, non ho altro da dirvi, ho detto tutto su questa introduzione di Knights of the Round. Guarda, devo ringraziare Capcom Beat'em Up Bundle che fa dei picchiaduro a scorrimento eccezionali. Ora vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e condividete. Noi ci vediamo alla prossima, ciao da Gabri Costa e seguitemi sempre.